Oggi vi elenco le mie 10 skin preferite di Fortnite Battaglia Reale. Oh, bentornati in un nuovo video di Fortnite. Non preoccupatevi voi che seguite solo Formula 1 perché continuerà comunque ad uscire regolarmente, solo che adesso mi sono un po' concentrato su Fortnite. Oggi porto un video un po' diverso, appunto non sarà un gameplay, ma sarà un elenco delle mie 10 skin preferite. Dico subito che le ho elencate per gusto personale, ditemi voi quali sono le vostre skin preferite nei commenti. Ne ho scelte 10 e ovviamente partirò dalla numero 10 fino ad arrivare a quella che è la mia preferita. Al numero 10 troviamo i ladri, che sono due skin, ovvero la versione femminile e quella maschile. Sono identiche, ma cambia solamente il sesso. Sono due skin molto carine, acquistabili soltanto dallo shop, quindi non nel pass battaglia. E la cosa che mi piace di più di questi due skin è il loro zainetto. Per chi non lo sa, su Fortnite possono mettere gli zainetti alle skin che non servono a niente, sono solo per bellezza. E lo zainetto di questi due skin è praticamente una cassaforte, cioè troppo bellissimo. Al nono posto troviamo invece gli investigatori, che sono tre skin, ovvero un investigatore maschio con un giacchetto di colore nero, un investigatore maschio con il giacchetto di colore beige e un'investigatrice. A me l'investigatrice non mi piace perché mi sembra che non c'entri niente con i due investigatori maschi. Quelli maschi invece sono molto belli, secondo alcune persone sono le più belle skin che hanno inserito su Fortnite Battaglia Reale. È vero, sono molto belle anche secondo me, l'unica cosa che non mi piace è che sono molto grandi, cioè sono molto voluminosi. Non dico che hanno sbagliato a farli così quelli dell'Epic Games, perché gli investigatori sono così, perché ovviamente nelle tasche hanno un sacco di roba che gli servono per fare il proprio lavoro, solo che a me giocare con delle skin che sono troppo voluminose non mi piace tanto. Comunque questa qua è una cosa personale. Una cosa molto carina era il piccone che si poteva comprare sempre nello shop, che era praticamente un lente di ingrandimento. Non si poteva usare come lente, era semplicemente un piccone, solo che mentre voi correvate quello che appariva sulla lente effettivamente veniva ingrandito. All'ottavo posto abbiamo una skin che, diciamo, ci ho pensato molto prima di metterla in questa lista. Sto parlando di Zoe. Questa è una skin che si poteva sbloccare a livello 47 del pass battaglia della stagione 4, quindi diciamo che ormai non si può più sbloccare. Sinceramente, la prima volta che la vidi dissi: boia, questa skin fa veramente schifo. La vedevo anche da alcuni miei amici con cui giocavo insieme che la usavano e cioè io veramente dicevano: guarda, non mi piace per niente. Poi quando l'ho sbloccato ho detto: vabbè dai, proviamola per vedere com'è, e quando ci ho giocato mi ha fatto tutto un altro effetto. Cioè poi da lì mi è sempre piaciuto, ho sempre trovato una skin molto carina che sarebbe la rappresentazione dell'Harley Quinn, che per chi non lo sapesse sarebbe la ragazza di Joker, quello di Batman, solo che il film non è Batman ma è Suicide Squad, che è un po' diverso. Al settimo posto troviamo il corvo. Allora, non credo ci sia bisogno di dire niente, cioè guardatela, ve la metto qua di fianco. Credo che non ci sia bisogno di dire niente sul fatto perché è in questa lista, però perché l'ho messa soltanto al settimo posto? Perché semplicemente il retro non mi piace molto, e siccome quando io gioco vedo il retro delle skin, anche se questa non ce l'ho, comunque giocando si vede la parte dietro della skin, proprio è proprio la parte che non mi piace, con quelle penne messe un po' a caso, e vabbè, che aveva le penne nuove perché comunque si chiama corvo, quindi è presa da un volatile. Però non mi piace molto, la parte davanti è bellissima, quella dietro non mi piace tanto, però comunque è una delle skin più apprezzate di Fortnite, quindi buono. Al sesto posto ho messo l'orsetto, quello rosa, che si chiama più precisamente tipo Team della squadra delle coccole, non mi ricordo precisamente, e probabilmente l'ho messa in questa lista perché il mio animale preferito è il panda, credo che si sia già capito, e siccome il panda è un orso, di conseguenza l'orso è un animale che mi piace veramente tanto, e quindi probabilmente questo qua è il motivo per cui l'ho messo in questa lista. C'è anche una versione nuova sempre di questa skin che è uguale, solo che non è rosa ma è con i colori della bandiera americana, però non mi piace particolarmente tanto, vedete che è quello rosa. Si può trovare solo nel shop, mi sono dimenticato, anche il corvo si trova solo nello shop. Questo orsetto costa 2000 V-Buck, ovvero 20 euro, e continuo a rimetterla nello shop perché tutte le cose che mettono nello shop poi ogni tanto le rimettono, e va bene, basta, direi che ho detto tutto. Al quinto posto ho messo Alla Deriva, che è la seconda skin che ho, quindi cioè sono finite di questa lista, ho solo Alla Deriva e Zoe. Questa Alla Deriva è una skin che si può sbloccare a livello 1 del pass battaglia della stagione 5, quindi nel senso che se comprate il pass battaglia neanche dovete giocare per sbloccarla, perché appena lo comprate partite dal livello 1 già sbloccato, quindi ce l'avete già.
Dicevamo, questa alla deriva è una skin leggendaria, è molto strano perché comunque una leggendaria che si sblocca a livello 1 del pass battaglia non è una cosa molto normale, però comunque secondo me è una skin veramente bella e probabilmente non solo secondo me, ma anche secondo molti altri utenti. Al quarto posto troviamo lo schiaccianoci. Probabilmente l'ho messo in questa lista per un fatto di nostalgia, visto che io quando ho cominciato a giocare a Fortnite era la stagione 2. Appunto, i miei primissimi video di Fortnite erano sulla stagione 2. Era un gioco tutt'altro diverso, veramente molto dalla stagione 5 di adesso. Facevo veramente schifo a giocare ai tempi, faccio schifo ancora, ma non come ai tempi. E questo schiaccianoci è stato messo appunto nella stagione 2. E se non sbaglio è stata la prima skin leggendaria di Fortnite Battaglia Reale. Purtroppo era acquistabile solo nello shop e costava anche 20 euro, quindi 2000 V-Buck. E vabbè, però è veramente molto bella a parer mio. Ora entriamo nelle zone calde di questa lista, ovvero il podio. E al terzo posto troviamo il Cavaliere Nero. Questa è una delle skin più volute di tutto Fortnite Battaglia Reale. Era sbloccabile a livello 70 del pass battaglia della stagione 2, che ai tempi, cioè per quella stagione il livello massimo del pass battaglia era 70. Ed è veramente bellissima come skin, anche perché è molto inquietante, cioè fa molto paura. Per un gioco come questo qua, secondo me ci può stare. Peccato che non l'ho shoppata, anche perché ai tempi non avevo capito com'è che funzionava lo shop delle skin, anche se comunque se la volevi non dovevi comprare solo la skin ma dovevi comprare tutto il pass, solo che ancora non avevo capito bene com'è che funzionava l'acquisto delle skin, quindi non ho preso pass battaglia quella stagione, maledetto me. Passiamo alla seconda posizione e troviamo il Viaggiatore Oscuro. Mamma mia, questa secondo me è una delle skin più belle di Fortnite. Cioè, guardatela anche questa, è troppo bella. Questa qua si sbloccava a livello 70 del pass battaglia della stagione 3, che per la stagione 3 non era al massimo era 100 del pass. Era bellissima, cioè veramente particolarmente bella. Poi nello shop si trovava anche la versione femminile, che è praticamente uguale, ma questo qua anche per altre skin tipo il Cavaliere Nero, si trovava il Cavaliere Rosso nello shop e cose del genere. Però questa è veramente una skin bellissima. Peccato che non comprai il pass battaglia della stagione 3, che secondo me è il pass battaglia più bello che c'è stato. Sì, lo so che ho detto che la stagione 2 era più bella, ma appunto stagione 2 era più bella come appunto stagione. Il pass battaglia più bello era il terzo, ma solo il pass battaglia. E al primo posto troviamo il mietitore, ovvero John Wick. Questa è una skin che è veramente piaciuta molto a tanti utenti, solo che dei miei amici che giocano a Fortnite nessuno l'ha apprezzata particolarmente, quindi cioè solo a me è piaciuta, del gruppo che conosco io solo a me è piaciuta. Comunque la mia skin preferita dalla prima volta che l'ho vista, appunto questa qua si sbloccava a livello 100 del pass battaglia della stagione 3. Praticamente me ne sono innamorato la prima volta che l'ho vista per la prima volta da Gabbo di Squared, poi praticamente ho sempre sperato che la mettessero nello shop, solo che siccome del pass battaglia non verrà mai messa nello shop. Questa cosa che vi dico, le skin che erano del pass battaglia non verranno mai messe nello shop, quindi mettetevi l'anima in pace e vabbè, che vi devo dire. Era veramente particolarmente bella, guardate, con questo smoking e tutto. Va bene, queste qua erano le mie 10 skin preferite, spero che questo video sia piaciuto, io vi invito a lasciare un bel mi piace. Se siete arrivati fino a questo punto, vi invito anche ad andare a guardare il mio video, quello che è uscito ieri, dove vi parlo delle mie impressioni della stagione 5, lo lascio qua nelle schede. Detto questo, vi dicevo, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.